Il mercato del Pescara si chiude con due operazioni. Nel pomeriggio Manuel Marras è passato al Livorno con gli Amaranto che la spuntano su quello che poteva essere un obiettivo last minute per il delfino Enrico Brignola. In serata invece si è concretizzato lo scambio Ventola-Drudi con Cittadella. Questo è il commento del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani in collegamento con la trasmissione Replay. Non era una priorità per noi quella dell'esterno, il mister ieri in conferenza mi sembra che abbia detto: se troviamo un'opportunità che è veramente migliore di quelle che abbiamo, allora sì, ma se no mettere un giocatore per metterlo non era nei nostri programmi. Che voto si dà lei per queste operazioni, perché sono tantissime? Ma io credo che il Pescara debba avere una sufficienza piena per quello che ha fatto, perché credo che sia una squadra che è ben impostata e poi col lavoro arriverà a fare anche belle cose. In Serie C invece il Teramo chiude con due grandi operazioni il proprio mercato, fatto di 23 arrivi con un organico praticamente ricostruito. In biancorosso arriva, anzi ritorna, Pedro Miguel Costa Ferreira da Lecce. Il centrocampista firma un contratto di 2 anni per una linea mediana a disposizione di Bruno Tedino, davvero di altissimo livello. Dopo gli acquisti di Arrigoni, Bombaggi, Mungo, Santoro, Ilari, Viero e Lasic, per un Costa Ferreira che arriva una partenza come quella di Saveriano Infantino, che va a titolo definitivo alla Carrarese, e anche per l'attaccante si tratta di un ritorno in Toscana, dove aveva giocato nella stagione 2015-2016 prima del ritorno a Matera. Chi invece resta è Ivan Speranza, nonostante non sia più parte del progetto del diavolo. Permanenza anche per il portiere Lewandowski, che sembrava sul piede di partenza. Altro arrivo, quello di Filippo Florio dal Pordenone, il giovane terzino destro. Sarà l'alternativa a Cancellotti, che fino ad oggi era mancata. Scambio invece con la Fermana, con Angelo Persia che si trasferisce nelle Marche. E in cambio il Teramo acquista il portiere Luigi Valentini, che firma un contratto fino al 2022 con la società biancorossa. Altre uscite minori, i giovani Celentano e Bregasi vanno in Serie D. Il primo si trasferisce in Puglia al Cerignola, mentre il secondo resta in Abruzzo e vestirà la maglia nero-verde del Chieti.